Ciao, grazie e benvenuto su questo canale. Sono Gamaliel Nyonsava, sono il fondatore del sito permessodisoggiorno.org. Questo video di oggi spiega un altro dettaglio, soprattutto ha come obiettivo di farti capire la differenza che c'è tra la sanatoria e il decreto flussi. Soprattutto partiamo dai casi concreti, anche vi daremo alcune informazioni per quanto riguarda le prossime programmazioni e poi le misure che bisogna prendere in caso dei ritardi che ci sono per quanto riguarda il decreto flussi degli anni scorsi. Ecco. E partiamo da questo messaggio che ci è stato inviato da una persona a cui stavamo fornendo il servizio di consulenza che ci aveva chiesto. Anche tu, se hai bisogno di assistenza o consulenza, non esitare a contattarci, ti assisteremo. Ecco, prima ti chiedo di iscriverti su questo canale se non l'hai ancora fatto e ad attivare la campanellina in modo che tu possa sempre avere informazioni, soprattutto quando c'è un'opportunità per poter avere un permesso di soggiorno senza troppo ritardo. Ecco, e quindi scrivi qui sotto dove sta scritto iscriviti, s'abonner en français, subscribe in English. Ecco, questo messaggio dice così: ho un ragazzo peruviano che vorrei far venire in Italia per assumerlo nel mio ristorante. Regolarmente lui ha solo il passaporto. Come posso fare per fargli avere il permesso di soggiorno e poterlo assumere? E per farlo venire mando invito, ma poi passati 3 mesi lui deve tornare perché non sono riuscita ad assumerlo regolarmente. Grazie. Quindi abbiamo indicato che il paese di origine permette di partecipare nei principali settori che sono previsti per quanto riguarda il prossimo decreto flussi, che poi vi lascerò qui sotto nella descrizione, e poi questa persona potrebbe essere pronta per poter fare la domanda nel prossimo decreto flussi. Quindi abbiamo indicato più o meno come bisogna prepararsi per poter già essere pronto per questa assunzione, per tutta la procedura prevista nel decreto flussi. E poi questa persona ci manda questo messaggio che dice: grazie mille, volevo solo sapere, io avrei il piacere di farlo venire giù subito, e poi quando è già qui aspettare che approvino il decreto flussi, ma nel frattempo è già qua. Qui a dove vivere è già iscritto anche al comune come domicilio. Ecco, grazie. Questo fa capire che ci sono confusione per quanto riguarda il decreto flussi, anche la sanatoria. Questa persona, una volta che sarà già sul territorio italiano, non può partecipare nel decreto flussi, perché il decreto flussi non è per le persone che sono sul territorio italiano, ma è per le persone che sono nel loro paese, che il governo prevede questa possibilità di entrare per poter lavorare nei settori strategici e che sono previsti nel decreto flussi di riferimento. E poi anche nel decreto flussi le uniche persone che possono partecipare, già essendo sul territorio italiano, sono le persone che possono fare la conversione di diversi permessi di soggiorno che sono convertibili, spesso sono indicati in ogni decreto flussi. Per questo sempre vi teniamo aggiornati per questo. Ci troviamo quindi delle persone che arrivano sul territorio italiano e che devono seguire una procedura prevista per quanto riguarda la richiesta di nulla osta, per quanto riguarda la richiesta del visto e poi per quanto riguarda la richiesta del permesso di soggiorno sul territorio italiano una volta che sono arrivate. Per quanto riguarda la sanatoria è un provvedimento che prende il governo quando vuole regolarizzare le persone che sono sul territorio italiano senza regolare permesso di soggiorno. Quindi c'è una differenza importante per quanto riguarda lo scopo del decreto flussi e lo scopo della sanatoria sono diversi. Lo scopo del decreto flussi riguarda quindi l'ingresso dei lavoratori nuovi sul territorio italiano e poi riguarda la conversione di alcune categorie di permesso di soggiorno, mentre lo scopo della sanatoria riguarda la regolarizzazione delle persone che sono già presenti sul territorio italiano senza permesso
permesso di soggiorno. Per questo motivo, quindi, questa persona di cui abbiamo parlato in questo messaggio non può venire in Italia e per poi partecipare nel decreto flussi. Questo sarebbe difficile. Comunque, in questo caso, sarebbe il caso dove servirebbe una sanatoria per poter regolarizzare la sua presenza sul territorio italiano. Un'altra differenza riguarda l'annualità. Quindi il decreto flussi è annuale, mentre la sanatoria è voluta, insomma, dal governo quando vuole regolarizzare queste persone senza nessuna periodicità. Ricordate che l'ultima sanatoria risale nel 2020 e da 2020 fino al 23 settembre non è ancora uscita un'altra sanatoria. Quindi tutti i governi che sono passati nel frattempo non hanno deciso. Adesso è quando il governo avrà volontà, avrà voglia di fare un'altra sanatoria, allora la farà. Bisogna menzionare che la sanatoria, quella del 2020, non è ancora finita, il decreto flussi, quello degli anni successivi, 2021-2022, sono ancora in corso, ci sono tante persone che aspettano di essere regolarizzate. Se la domanda ci mette così tanto tempo, sempre conviene farvi assistere da un legale, da un avvocato, per vedere se è possibile fare un'azione per poter chiedere se c'è una possibilità di avere un permesso di soggiorno, soprattutto se sono passati tanti anni. I settori che sono previsti quindi nel prossimo decreto flussi sono inclusi nella programmazione triennale di cui abbiamo parlato in alcuni video. Anche vi lasceremo il link qui sotto nella descrizione per poter riuscire a capire bene se potete partecipare oppure dare informazioni ad altre persone che possono, insomma, anche loro beneficiare di questo decreto flussi. I settori che possono partecipare. E poi prossimamente vi faremo sapere quando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il prossimo decreto flussi e poi le date per poter iniziare ad inviare domande. Se avete delle domande, avete bisogno di chiarimenti, non esitare quindi a contattarci e a lasciare il messaggio qui sotto. Metti mi piace su questo video, condividi con altre persone. Grazie mille, alla prossima volta. Ciao ciao!